bentornato ad Angelo Crippa. Grazie. Nuova a voi. Edizione di Re Panettone. Cosa ci hai portato quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo portato ciò che è un po' la sintesi del nostro paese, ciò che è intorno al nostro paese, a partire dalla Piana del Sele con un prodotto che si chiama pancia uliello, dove all'interno abbiamo messo pomodori essiccati, olive nere e aglio candito. E un prodotto un po' più particolare che è il pan al burni fatto con funghi canditi, cioccolato al 72% e un tè particolare, un puer del 2007, un tè invecchiato datoci in collaborazione con Giustino Calerano, che è un nostro amico, presidente di un'associazione di tè, Gushu si chiama, dove ci siamo seduti e studiato un po' come poter inventare un panettone con un tè particolare, ed è uscito fuori questo prodotto eccezionale che molti stanno apprezzando, perché il fungo associato al cioccolato non si trova facilmente, per lo più se è inserito in un panettone che sta andando alla grande. Ti faccio i miei complimenti, sempre buonissimi i tuoi dolci. Grazie. E mi auguro naturalmente di rivederla l'anno prossimo. Ma io spero di sì, spero che verrò invitato e poi ci sarò. Sì, grazie a voi. Grazie, buone feste. Grazie.